di Fano TV, ben trovati. Oggi abbiamo portato le nostre telecamere nella Sala della Concordia del Comune di Fano per una iniziativa promossa dalla CNA di Pesaro e Urbino, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Fano. Il progetto è nato anche grazie alla Camera di Commercio delle Marche e Confidi Unico. Artigiani al centro è il titolo del convegno, in cui si parlerà della realtà dei centri storici caratterizzata da un forte spopolamento demografico e relativa chiusura di numerose attività commerciali. Ma andiamo a scoprirne di più grazie ai nostri protagonisti. Seguiteci. Purtroppo noi nel sud della nostra regione abbiamo avuto il sisma, no? Negli ultimi anni. Voi considerate quelle persone che sono andate via da Arquata del Tronto per vivere per 4, 5 anni, 6 anni a San Benedetto. Hanno visto che a San Benedetto c'è la viabilità, ci sono i servizi, ci sono le scuole molto più agevoli per i figli, le attività, andare a fare la spesa è facilissimo, muoversi all'interno della città è estremamente comodo, e io effettivamente devo riportare quelle famiglie dopo 6 anni a vivere ad Arquata del Tronto, dove oltre a una strada indecente per arrivarci, Arquata del Tronto è uno dei tantissimi esempi, la strada indecente per arrivarci non prende neanche una tacca di cellulare, non prende internet. Quindi noi lì, se non riportiamo un'attività vera, le condizioni vere per ricostruire attività che poi possano essere funzionali a chi ci viene a vivere, rimarremo dei borghi spopolati soltanto per un weekend, per seconde case, e perderemo quello che è stato un valore che ci ha caratterizzato nel mondo da sempre. Un'iniziativa promossa dalla CNA e in un quadro, diciamo, non proprio brillante, però si accennano, insomma, delle speranze per un futuro positivo per i centri commerciali naturali. Ma assolutamente sì, i centri commerciali naturali sono un po' il DNA del nostro paese, un paese fatto di borghi, di centri storici, un paese che ha una grande eredità che ci viene appunto da radici lontane. Purtroppo effettivamente con lo studio che abbiamo fatto attraverso il centro studi della CNA delle Marche si evince che abbiamo una duplice problematica: uno spopolamento dei centri storici a prescindere soprattutto nell'entroterra, ma anche una moria e un allontanamento enorme delle attività che erano tipiche dei nostri centri storici, le attività caratteristiche dell'artigianato artistico, artigianato tradizionale, anche legato spesso all'agroalimentare, che però rendevano i nostri centri storici centri vivi, centri in cui la comunità si incontrava, centri in cui c'era della grande vitalità. Purtroppo con la perdita di queste attività stiamo riscontrando che anche la popolazione sta diminuendo, ed è un problema che sul quale vogliamo porre l'accento. L'abbiamo fatto già con uno studio mirato su Pesaro, su Fano e su Urbino, ma che stiamo allargando a tutta la comunità CNA della Regione Marche, perché è proprio il nostro DNA questo. Noi nasciamo da lì e non vogliamo perdere questo grande know-how che ha radici lontane, che è un valore enorme che dobbiamo invece rivisitare e riproporre per rilanciarci nel futuro. I dati raccolti da CNA per quanto riguarda l'economia hanno registrato un trend negativo, però ci sono ancora dei settori che fanno da traino, fungono da traino. Beh, non poteva essere altrimenti il 2023, visto tutto quello che è successo e soprattutto le difficoltà verso le quali hanno lavorato le nostre attività. Abbiamo ancora due importantissime guerre nel mondo, in realtà i conflitti aperti sono 60 a livello mondiale. Abbiamo avuto ancora l'onda lunga della pandemia, il problema delle materie prime di difficile reperimento e con costi esageratamente alti rispetto agli anni precedenti. Abbiamo avuto il caro energia, il caro carburanti con un'inflazione record che ha portato la BCE all'alzamento dei tassi. Famiglie e imprese che nell'arco di un mese hanno visto quadruplicare la propria rata del mutuo. Quindi anche chi aveva in cuore magari di investire in questo momento temporeggiato ha mandato un po' in loop l'economia, ovviamente, tutta questa serie di ingredienti che hanno creato una tempesta perfetta. Quindi non ci potevamo aspettare nient'altro, ma ci sono anche elementi che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto tre situazioni. La prima è che dalla scrematura di questi anni difficili le attività che sono rimaste sono attività robuste, capaci di investire e di mantenere anche i dipendenti. Il secondo, l'aumento degli addetti, perché la micro, piccola e media impresa ha continuato ad investire sugli addetti e ha aumentato il numero dei dipendenti. E la terza cosa è comunque la tenuta dell'export. Questo vuol dire che per il futuro, se uno degli elementi che abbiamo detto prima migliorerà, insomma, saremo ancora protagonisti. Quelli
Villa Fanese è una realtà che accomuna anche altri centri storici, ma con i dati alla mano che cosa possiamo dire nello specifico di Fano? Allora, diciamo che possiamo vedere con i dati che noi abbiamo dal nostro centro studi, li possiamo vedere in due, diciamo, da due punti di vista diversi, perché se guardiamo solo i numeri probabilmente sono come tutti gli altri centri storici, come la nostra provincia, la regione, ma possiamo arrivare fino al paese, sicuramente negativi. Però c'è da dire che nel comune di Fano in questo momento c'è un'attenzione particolare a quella che è la vita del centro storico e alla vita degli artigiani in centro storico, quindi anche con il tavolo economico che il comune ha istituito insieme alle associazioni di categoria, di cui CNA fa parte, diciamo quantomeno un punto di osservazione molto forte, quindi un'attenzione da dare al nostro centro storico e non sempre solo ai così demonizzati centri commerciali che purtroppo incidono nella vita delle città, mentre i centri storici decidono la vita delle città e quindi la rendono viva. Se volessimo lanciare un messaggio agli artigiani e ai piccoli imprenditori, che cosa potremmo dire? Allora, potremmo dire che sicuramente Fano, come tutte le città, è una città in cui è difficile fare impresa, ma per mille milioni di motivi, però è anche una città vivace, è una città in cui c'è un'attenzione comunque all'imprenditoria, alla piccola imprenditoria, a quella culturale, abbiamo una storia comunque di artigianato artistico molto forte e quindi dobbiamo probabilmente cercare di riscoprire in questi anni in cui recuperiamo dalla crisi, dal Covid, da mille cose, proprio questi aspetti. La nostra città da questo punto di vista può essere fertile e quindi scommettiamoci in questa imprenditoria. Col tavolo economico abbiamo cominciato una serie di ragionamenti e ora alcune cose arrivano un po' tardive perché 3 di questi 5 anni sono passati con l'epoca Covid che ci hanno costretto, diciamo, a una serie di interventi d'urgenza per poter mantenere le nostre imprese che ovviamente sono andate fuori da ogni ordinaria gestione. Però insomma è fin dall'inizio che ci siamo dettati questa possibilità di fare delle analisi serie, perché se uno vuole costruire qualcosa di serio bisogna partire dalle analisi fatte da professionisti, bisogna capire come va il nostro territorio, qual è la richiesta dei consumatori, qual è la necessità delle imprese, quindi bisogna mettere tutto insieme per poi cercare di fare delle misure vere per entrare nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio. L'amministrazione comunale ha prontamente abbracciato il progetto della CNA perché Fano, come altri centri storici, rischia di perdere la propria identità. Ma sì, è così, e di fatto insieme a tutto il tavolo economico ormai da un anno fa, siamo nel dopo Covid, diciamo così, siamo partiti con questo studio socio-economico che ha voluto inquadrare la situazione della città proprio dal punto di vista della crescita economica e commerciale. Oggi arriva un altro studio che abbiamo subito abbracciato perché è uno studio sull'artigianalità, sappiamo le difficoltà che in tutta Italia si stanno attraversando, ho capito, ma poi vedremo lo studio che insomma Fano segue un po' tutto l'andamento nazionale, ma questo ci serve nel modo specifico valutare la nostra città per capire quali azioni possiamo fare per aiutare tutti gli artigiani. Siamo molto legati al Made in Fano, sappiamo benissimo che abbiamo delle attività storiche e sappiamo benissimo che anche diminuendo queste attività, ma oggi è più che mai necessaria un'azione che le valorizzi, e credo che questo possa essere anche una progettazione del futuro, inquadrare quali sono le attività storiche, inquadrare quali sono dei prodotti tipici, fare un'azione promozionale. Ecco, tutto questo non arriva a caso, arriva nel momento in cui vengono effettuati degli studi seri, scientifici, su come va l'andamento dell'economia e quindi vanno messe in campo le apposite misure. Quindi una giornata veramente utile. Per molto tempo, di nuovo è stato citato, abbiamo interpretato l'economia del nostro territorio come economia di agglomerazione. Cioè, che cosa vuol dire economia di agglomerazione? Significa quanto variabili economiche si addensano, se sono efficienti, producono più valore aggiunto. E perciò l'agglomerazione attira investimenti, attira insediamenti, attira una serie di condizioni. Però poi, quando queste agglomerazioni, per imprese e persone, cominciano a non essere efficienti
rispetto al modus vivendi della popolazione, allora creano le diseconomie di agglomerazione. Professor Favaretto, oggi farete anche delle considerazioni sulle dinamiche demografiche ed economiche che hanno portato a questa situazione. Qual è il quadro che emerge? Il quadro è molto particolare, perché il problema che trattiamo non è semplice. Si inserisce necessariamente una visione un po' avanzata, diciamo, che bisogna avere per affrontare i problemi urbanistici. E perciò riportare nei centri storici le presenze operative, diciamo, degli artigiani, dei commercianti, cioè di un tessuto che deve rispondere alla cittadinanza, implica variabili molto complesse. Residenze, strategie, servizi, connessioni telematiche, e perciò un discorso che implica molti investimenti. Ci sono delle città che cambiano a misura d'uomo, e l'uomo che si deve adattare un po' alla trasformazione urbanistica e anche pionieristica delle città? Direi che sono due aspetti che vanno insieme, perché la popolazione per insediarsi ha bisogno di risposte, cioè di vivere nel modo adeguato alla società e alle condizioni che oggi ci pongono. Dall'altro però questo può succedere se la struttura ha caratteristiche molto avanzate, non può essere un insediamento di prova, diciamo, vediamo se va. No, ci vuole molta riflessione e molta investimenti, insisto. Noi però ci troviamo di fronte appunto a delle dinamiche che sono abbastanza problematiche. Il rapporto fra popolazione residente e imprese in diminuzione. Guardate un po' questi grafici. Come vedete, il dato di Fano, quello in verde più chiaro, è quello che sormonta tutti e fa vedere che fino a un certo punto, era il 2013 se non vado errato, c'è stata una crescita della popolazione residente. Da quel punto in poi questa popolazione ha declinato, e vedete che siamo arrivati rispetto al 2001, ancora abbiamo un numero che ci fa vedere che siamo superiori rispetto al 2001 di un 4% circa. Vedete, 103,9 vuol dire che, fatto 100 il dato del 2001, adesso siamo a un quasi a 104, 4% in più rispetto al 2001. Però guardate, il problema è quello del declino, della diminuzione, che dal 2013 al 2014 si produce non solo nel comune di Fano, ma guardate nelle Marche e guardate anche in Italia. Sono stati resi noti i dati di uno studio condotto proprio sui centri storici. Può fornirci qualche anticipazione? Dunque, i dati, abbiamo provato a mettere insieme i dati della demografia della popolazione con quelli della demografia d'impresa. Perché? Perché è ormai opinione abbastanza diffusa che vi sia un nesso fra il declino dal punto di vista numerico della popolazione, non solo in Italia ma anche nei nostri centri, soprattutto nei centri interni, ma non fanno eccezione i centri importanti, i costieri, e le difficoltà, il rarefarsi del tessuto delle imprese, in particolare le imprese che popolano i centri storici e non solo, anche le periferie. E noi troviamo che c'è un nesso. Il nesso proprio sta lì, cioè nel fatto che vengono meno tutta una serie di persone, si fa fatica a mantenere la popolazione sul territorio e si fa anche fatica a mantenere il tessuto delle imprese. Questo naturalmente comporta tutta una serie di aspetti abbastanza negativi, che non riguardano Fano in particolare, riguardo tutta l'Italia, ma noi dovremmo guardare con molta attenzione i centri costieri e a maggiore concentrazione, come sono Fano, Pesaro e altri centri, come per esempio conoscete benissimo Civitanova, San Benedetto, quelli per esempio che hanno un nesso anche col turismo, con le attività turistiche e con l'aggregazione che si produce in questi centri, molto noti a livello anche nazionale, per esempio le attività estive e per il turismo. Bene, noi troviamo che c'è un indebolimento del tessuto delle imprese, soprattutto delle imprese artigiane nel centro storico e anche delle imprese del commercio. Perdiamo tante imprese dal punto di vista della presenza commerciale. Sapete, questo significa che le nostre aree, che invece hanno ancora un'ottima attrazione dal punto di vista turistico, si indeboliscono dal punto di vista delle possibilità della qualità della vita. Ci sono alcuni fenomeni in positivo, per esempio aumentano le imprese di certi servizi che noi denominiamo ad alto contenuto di conoscenza, sono i servizi nuovi,
Beh, però bisogna dargli una mano a questi servizi, a manifestarsi e a radicarsi meglio nel territorio. Quindi noi in questo momento siamo in grado di produrre una serie di dati e di indicazioni. Saremmo in grado, e voi sapete che i dati a disposizione delle nostre, diciamo, delle nostre strutture, anche dell'università, danno molte possibilità sotto questo profilo. Noi possiamo andare nel territorio specificamente e andare a vedere quartiere per quartiere, via per via, cosa succede nel tempo. Ecco perché cerchiamo di interessare entità come quella di Fano, ma anche come quella di Peso, di Urbino, per stare in questa provincia, a questi studi che possono dare nello specifico e dare delle indicazioni a chi governa specifiche per capire che cosa si può fare. Qual è il ruolo dei Confidi? In sostanza, il Confidi cerca di agevolare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, cercando di far ottenere loro le migliori condizioni economico-finanziarie vigenti e cercando di affiancarle nel loro percorso imprenditoriale. Tra i vari servizi, Unico offre un'importante opportunità legata alla finanza agevolata. Ora, quando parliamo di finanza agevolata, di cosa parliamo? I due principali temi di cui si occupa la finanza agevolata è principalmente quelle che possono essere le opportunità dei contributi a fondo perduto o dei contributi in conti interesse. Quando il professor Dini parlava della Camera di Commercio, a me mi è venuto in mente oggi che si è aperto e si è chiuso il bando della Camera di Commercio, cioè la microimpresa che voleva far conoscere il suo brand a livello internazionale ha l'opportunità di richiedere delle agevolazioni in termini di contributo a fondo perduto e non sempre queste opportunità vengono percepite dal territorio. La stessa cosa, quando parliamo, il professor Favaretto parlava di digitalizzazione, di internazionalizzazione piuttosto che di, questo lo aggiungo io, efficientamento energetico, sono quei temi che la regione tiene tanto in considerazione. Quindi i contributi a fondo perduto che sono di prossima uscita saranno molto legati a queste opportunità. Parliamo sempre di PMI artigiane, ok? Quindi le nostre imprese artigiane non sempre innovano in 4.0, ma per lo più comunque investono nel territorio ristrutturando, ampliando, efficientando la loro produzione. Grazie allora agli ospiti intervenuti. Artigiani al centro è stato il tema trattato oggi e che sia anche davvero una promessa unita ad una speranza per il futuro del nostro e di tutti gli altri centri storici. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.